Eccoci qua, ancora un buongiorno, benvenuti alla seconda parte di Prima Mattina, come sempre il nostro primo appuntamento con un ospite con cui facciamo il primo talk, la prima chiacchierata della giornata. Questa mattina si parla di un evento musicale importante, vi dicevo in apertura programma al Teatro Comunale di Teramo venerdì 21, si parla di Missa di Alfredo Impullitti. A parlarcene, insomma, lo faremo approfondendo molto bene questo evento, insomma, presentato più volte. C'è il direttore d'orchestra Luisella Chiarini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto io faccio sempre così, ci diamo del lei, ci diamo del tu. Del tu, assolutamente. Ci diamo del tu, grazie. Okay. Allora, direttore, dunque, per quello che riguarda Missa, e quando si comincia a parlare di Missa, si deve subito insomma, mettere in evidenza la figura di Alfredo Impullitti. Assolutamente, Alfredo Impullitti è un nostro conterraneo, quindi figlio della terra d'Abruzzo, vissuto a Corropoli, con famiglia originaria di Nereto. Questo lo specifico sempre perché io sono una neretese e quindi i suoi nonni erano di Nereto. Suo babbo è riposa a Nereto. Scomparso nel 2002, prematuramente, a soli 34 anni, ed è stato un compositore pazzesco, innanzitutto per la sua giovane età, perché ha vinto moltissimi primi premi, moltissimi concorsi negli anni, fine anni 80, 90, e quindi è una figura che meritava questa ripresa del suo lavoro più importante, che è appunto Missa. Devo dire che già da diversi anni a Corropoli, appunto, che è il paese dove è vissuto, si tiene ogni anno un concerto d'estate in sua memoria, dal 2012, ad opera di un'associazione di suoi carissimi amici. Quindi un po' tramite questa organizzazione che mi ha invitato alcuni anni fa, nel 2014 in realtà, a fare un concerto con sue musiche, e quindi mi sono ritrovata immersa nel suo lavoro artistico. È una persona che ovviamente conoscevo, direi un'amicizia, anche se prettamente più nell'aspetto musicale, perché lui ovviamente aveva qualche anno in più di me, però lo ricordo con grandissimo affetto, perché ogni estate che tornava nel suo paese io, insomma, lo bloccavo sempre, avevo modo di parlare con una persona, con un artista vero, quindi dicevo, quando mi capita una situazione del genere. E lui era anche molto, devo dire, felice di scambiare, insomma, queste parole con me sulla musica, sul futuro. Avevamo anche molte idee. È stato un po' il tuo ispiratore per quello che poi sarebbe diventato il tuo lavoro. Insomma. Molto, esatto. E poi seguiva anche i miei studi, lo aggiornavo su quello che facevo, insomma, nell'età comunque adolescenziale. E in pratica sono venuta in possesso di tutto il suo materiale artistico e ho pensato che l'occasione era quella bella del suo 50° compleanno, perché avrebbe compiuto 50 anni quest'anno, essendo appunto del 68, e ho messo in moto una macchina pazzesca, direi. Adesso un me progetto, ne rendo hai detto in una delle conferenze stampa di presentazione, un progetto di 4 anni, no? Sì, che almeno 4 almeno anni, 4 perché anni. Pensiamo che io ho diretto il suo concerto nel 2014, quindi in realtà sì, sono quasi, direi, 5, forse qualcosa in più, perché, diciamo, il tempo di organizzare, di pensare e poi di mettere in pratica quello che poteva essere tutta una serie di incontri, di riunioni, e l'ho messo anche lì nel book di sala che sarà dato. Quindi la manovra è stata veramente grande e, ripeto, non mi par vero che adesso fra 3 giorni in realtà finalmente posso salire sul palco e riportare sul palco questa musica fantastica. Allora, proviamo a descriverla, questa opera, cioè sì. Chi si troverà nel teatro, che cosa ascolterà, perché insomma è un'opera particolare. Sì, viene descritta in questo. Sì, un impatto, diciamo, magari un eccola po'. Eccola qua intanto, vedi? Un po', sì, regia. Questa è una pagina della partitura originale, la partitura è composta da 6 brani del Ordinarium Missae, si chiama così, proprio sono i 6 brani canonici in quella che era la messa, la composizione di una messa cristiana.
Però questi brani sono ispirati a temi di Duke Ellington, perché ovviamente, ecco, non l'ho detto prima, Impolitti è stato un grande jazzista, sì, anche. E quindi ci sarà questa commistione di musica sacra, perché c'è comunque la presenza di un coro, di una grande orchestra, che ricordiamo, l'orchestra e il coro sono del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, e una voce solista jazz interna al conservatorio, una ragazza bravissima, quindi, che abbiamo scelto con audizione appositamente, e poi la presenza di quattro solisti, che non sono i quattro cantanti lirici che in genere uno si prepara ad ascoltare, specie in un contesto così sacro. In realtà sono quattro strumentisti jazz. Ed è questa la particolarità. La particolarità, no? È questa, soprattutto in questo caso, io ho richiamato i solisti originali che incisero Missa. Perché forse non l'ho detto prima, Missa è stata incisa già nel 2000 proprio da Alfredo e eseguita, quindi esiste un disco di questo grandissimo lavoro. Che si può trovare da qualche parte? Sì, si trova online decisamente, anzi è stato anche un periodo fuori catalogo, poi lo hanno rimesso comunque in vendita, quindi vari canali tipo i più noti o Amazon, IBS, ci sono i suoi lavori, assolutamente i dischi di Alfredo ci sono, addirittura un solista lo ha rimesso in un cofanetto di suoi lavori personali, quindi è riuscito anche qualche anno fa. Ecco, questi sono i solisti che ci saranno. Ovviamente prima di tutti c'è Alfredo in alto a sinistra, poi c'è Pier Favre a fianco alla mia immagine, che è il percussionista, è un, come dico io, si definisce anche lui un giovanotto di 81 anni, perché è del 37. Sotto c'è Tino Tracanna ai sax, e poi ovviamente Paolo Fresu alla tromba e Achille Succi ai clarinetti. Tutti e tre, cioè praticamente, hai detto prima, nel 2000 hanno tutti inciso, e tutti sì, e quattro sì, hanno inciso. Inciso, in realtà. Quindi un Fresu giovanissimo, sì, anche lui. Esattamente, so, anche lui. Più o meno erano tutti, insomma, coetanei di Alfredo, tranne Favre, appunto. E, dicevo, nel disco in realtà c'è Gianluigi Trovesi ai clarinetti, e però nell'esecuzione pubblica che poi ci fu, ce ne furono due, una a Vicenza nel festival per cui era commissionato questo lavoro, perché era nato per il Festival Jazz di Vicenza, e poi a Bologna ha suonato Achille Succi, che era anche molto molto amico di Alfredo. Ecco che quindi il legame sicuramente affettivo dei quattro artisti, dei quattro solisti con Alfredo è stata una cosa fondamentale per me, perché c'era il bisogno di avere il legame sia appunto del sentimento e dell'affetto che quello del valore artistico, e allora la fortuna è stata di farli, insomma, confluire. E ci hai pensato tu a questo? Sì, veramente. È un po' il progetto finale per modo di dire, di una tua passione, cioè di quello di andare a ricostruire e fare, sì, no? Da trad union per tutte quelle, esatto, che erano state. Quello che ho fatto, diciamo, anche non volendo, proprio all'inizio pensavo fosse anche tutto più semplice, sai, contatto loro, li chiamo, c'è il management dietro, si decide la data. Invece c'erano da incastrare varie cose, anche logistiche, e poi ognuno ha la sua attività. Ricordiamo, certo, che sono quattro solisti che vengono da quattro parti diverse, anche dall'estero talvolta, e quindi far scegliere a loro alcuni giorni entro il 2018 liberi per l'organizzazione, ci ho pensato questo veramente almeno 3 anni fa, proprio sulla data, perché ho detto deve essere entro il 2018, e molto spesso mi trovavo con risposte del tipo vabbè, per il 2018 c'è tempo, poi il tempo non c'è mai. Io invece no, ora che sono anch'io di mio sempre un po' avanti, dicevo no, cioè il tempo va veloce, va veloce. Infatti siamo alla fine del 2018 e da gennaio, no, dalla data in cui siamo partiti, perché tra l'altro Alfredo è nato il 10 gennaio, quindi in realtà questi 50 anni li sta virtualmente compiendo, sì, non li ha già compiuti quasi. E quindi era importante proprio la connotazione del periodo, insomma. E poi trovare ovviamente le realtà locali, le istituzioni, che non dobbiamo trascurare e tralasciare, cui va il nostro grazie, il mio grazie più grande. Ecco, è difficile o insomma, ti è stato semplice dal punto di vista proprio dell'attenzione delle istituzioni, insomma, perché insomma
a parte i solisti, poi i soldi da organizzare l'aspetto, ecco, diciamo economico. È stato poi difficile, quello, o comunque insomma organizzare un evento di questo genere rappresenta qualcosa di allora, non è stato così semplice, innanzitutto perché, ripeto, sono partita proprio da sola, esclusivamente da sola, non ho uno staff, diciamo, nel senso grande, ufficiale, e quindi mi sono dovuta basare su intanto rapporti umani, personali, professionali che avevo già sviluppato da vari anni, perché comunque faccio questo lavoro già da parecchio tempo, e quindi sfruttando il fatto di avere già questi determinati rapporti ho potuto presentare l'idea, innanzitutto era l'idea che nasceva per questo progetto, e quindi poi devo dire che tutti mi hanno veramente ascoltato, mi hanno dato attenzione, perché io ci tenevo che capissero che era la figura di Alfredo che è quella che deve tornare o comunque prendere un gran valore nella nostra terra, non solo appunto a Corropoli ogni estate, ma c'è bisogno che se ne parli in maniera proprio così, insomma, direi quotidiana. Poi parleremo anche della tua esperienza, insomma, no? Nel mondo della musica, di quello che ti porta a fare questo tipo di lavoro, però insomma prima parlavi del quanto potesse essere difficile andare a ricontattare i quattro solisti, quattro solisti che nel frattempo insomma hanno avuto la loro carriera, una carriera che è diventata importante, il nome che ristagna più di tutti è quello più conosciuto, chiaramente è quello di Fresu, di Paolo Fresu, però insomma questo insomma induce anche a un certo tipo di riflessione, cioè di quella che poteva essere la carriera di Alfredo, cioè 18 anni dopo, e dunque sulla figura di Alfredo, che come sempre, permettimi di dire, insomma, esternamente al proprio territorio di appartenenza forse viene riconosciuto, viene apprezzato, ci sono testimonianze importanti di quella che era l'arte di Alfredo, forse ecco, adesso tu lo riporti fortemente al centro dell'attenzione, insomma è significativo che qui ci sia il nome subito in prima pagina, però questo non era accaduto fino a questo momento. Ecco perché molto spesso poi insomma, questo territorio ha questo tipo di difficoltà, cioè quello di non riconoscere le proprie eccezionalità o di, magari di non riconoscerle abbastanza. Ma probabilmente, diciamo, nel caso specifico c'è anche da dire che lui appunto da ragazzo poi ha compiuto gli studi musicali all'inizio a Teramo, poi si è trasferito a Bologna, in realtà è scomparso a Bologna, quindi diciamo la gran parte poi della sua vita artistica, professionale l'ha vissuta lì, e a questo proposito mi permetto di dire che esiste da anni a Pianoro, quindi ecco, vicino a Bologna, una scuola di musica intitolata a lui, esiste scuola di musica Alfredo Impullitti, una realtà bellissima voluta da un suo grande amico, il maestro Michelangelo Pellegrino, che tra l'altro venerdì sarà presente al Teatro Comunale di Teramo con una delegazione proprio della scuola, quindi tra le varie cose ho fatto appunto anche quello di ricontattarlo, perché ci tenevo fortemente, perché è un esempio grandissimo e bello da tanti anni di questa sinergia che si crea tra le nuove leve, diciamo, tra i ragazzini, tra i bambini che si avvicinano alla musica e lo staff dei docenti, con il nome Alfredo Impullitti, c'è anche un'orchestra giovanile di questa scuola, fanno tantissimi eventi, e quindi probabilmente, diciamo, il legame in questo caso con la terra d'Abruzzo è un po' sfuggito di mano, direi per questo motivo. Poi se parliamo sempre di un periodo, diciamo 20 anni fa più o meno, anche in più, che non c'era tutta questa globalizzazione, social, come dico io, il click facile, tu fai il click e sei nel mondo, quindi anche probabilmente quello, Però insomma adesso è ipotizzabile, no? Partire da questo grande evento che tu hai organizzato, che hai ideato, a cui hai pensato, e poi magari continuare costantemente a tenere alta l'attenzione su un artista. Infatti è quello che è anche un po' il mio desiderio, cui adesso spero molto, diciamo anche per scaramanzia non ne parlo più di tanto, ma ci sono già delle proposte interessanti, perché questa missa deve essere una ripresa, cioè riparte da qui, ma non è che poi si richiude, insomma, speriamo per altri 20 anni, 30, 10 o quello che sarà, e quindi sarebbe bello poterlo circuitare in altri teatri, in altre regioni e in altre, insomma, compagini musicali, perché merita proprio, ecco, la qualità musicale e artistica è notevole. La regia ci ha fatto vedere, insomma, molte
molti contributi, molte immagini, abbiamo visto anche la locandina importante, abbiamo visto però insomma anche che questo evento è rientrato anche nella, non nella rassegna Abruzzo dal vivo Winter, anche questo ha aiutato insomma anche a livello promozionale a tenere insomma l'attenzione e a portare l'attenzione su questo evento. Assolutamente, quindi questo progetto diciamo che è appunto essendo nato alcuni anni fa, il primo supporter importante, come dico io, il mio sponsor principale è la Fondazione Tercas, quindi questo va detto assolutamente perché si è impegnata molto in questa in questo evento e subito dopo ovviamente la regione Abruzzo, e di questo appunto ringrazio per tutta la regione, per il festival, il consigliere delegato alla cultura, il dottor Monticelli, perché a parte che è anche appassionato di musica e di jazz in particolare, anche questa forse è stata una nota favorevole insomma in più, e poi la società Primo Riccitelli di Teramo, che ci ha inserito nella stagione sinfonica, la loro 40ª stagione, quindi anche questo è un numero importante, insomma una realtà che da 40 anni fa musica in questa città, per il 40esimo anno inserisce Alfredo, tra l'altro anche lì il maestro Cocciolito era stato maestro di Alfredo, insegnante, quindi anche lui ne ha un ricordo forte, bello, e quindi veramente c'è una rete di affetti artistici che si è andata a incastrare, come dico sempre, questo è Alfredo che lavora per noi, sicuramente è così perché non ci sono altre risposte, e quindi la realtà è stata del territorio è stata molto molto importante, questo festival Abruzzo dal vivo che è la seconda edizione, anche moltissimi eventi, noi tra l'altro abbiamo presentato un Waiting for Missa l'11 dicembre scorso a Montorio Alvomano con un trio jazz molto bello e molto particolare che ha eseguito musiche sia di Alfredo che di Duke Ellington, perché questo lavoro è ispirato a brani di Duke Ellington, e quindi ricordiamo insomma parliamo anche dell'associazione musicale e culturale Alma 21. Sì, è un'associazione musicale che io in questo caso rappresento, presente sul territorio da diversi anni, formalmente da alcuni, a sede a Nereto, che appunto è il mio paese, e quindi questa è l'associazione che insomma ha mosso un po' tutto e che si fa promotrice dell'evento come figura organizzativa. È ovvio che poi nello specifico il lavoro pratico l'ho fatto io, faccio una battuta perché mi è capitato proprio ieri che tra le varie telefonate, riunioni, incontri, conferenze, stampa, il dottor Monticelli ieri così si è accorto che io sono anche il direttore, forse tramite il book. Era sfuggito, è stato bellissimo, perché mi ha chiamato ieri mattina alle 9 e mi fa: Luisella, io ho detto, mi dica, ho capito adesso, chiedo scusa, ma ha iniziato a farmi elogi, perché lui mi immaginava solo come figura organizzativa e il tramite per Fresu, per gli altri e per tutto questo lavoro grande che c'è dietro, però magari leggendo ha realizzato, come dire, ma chi dirigerà questo concerto? Forse poi ti avrebbe visto insomma lì a dirigere. Io adesso ridendo ho immaginato la scena che lui magari venerdì mi telefonava, perché ancora non arrivi in teatro, non mi rispondi al cellulare, dove sei, c'è il posto vicino a te, e poi magari mi vedeva uscire sul palco. Non lo so, così, magari succede anche là. Senti, no, ti vado a raccontarti un po', perché per qualche minuto lo dedichiamo alla tua figura. No? Prima parlavamo di eccezionalità del territorio, tu sei un'eccezionalità, perché io ogni volta che sentivo parlare insomma, di te, anche prima di conoscerci, insomma si parlava, conosci Luisella Chiarini, conosci Luisella Chiarini. Ecco, perché ti sei avvicinata a questa che è diventata prima, credo, la tua passione e poi assolutamente il tuo lavoro? Cioè, l'ispirazione da ragazzina, da bambina, dicevi prima la figura di Alfredo, però insomma qualcosa era già scattato, no? Sì, beh, in realtà quando ho conosciuto Alfredo già studiavo in conservatorio, certo, perché comunque sono entrata a 10 anni nel conservatorio di Fermo, che prima era una sezione del Rossini di Pesaro, e poi successivamente mi sono trasferita a Pesaro per gli studi di composizione e direzione d'orchestra. Quindi proprio da piccola ho iniziato a suonare il pianoforte, che avevo già a casa in realtà, e quindi a orecchio tiravo fuori delle canzoncine, delle piccole melodie, senza conoscere appunto lo spartito. Ma qualcuno suonava in famiglia? Mia sorella più grande studiava pianoforte, ecco.
però adesso lo posso dire senza grandi risultati perché fa comunque un altro lavoro e quindi poi abbandonò quasi subito, mentre io, trovandomi il pianoforte in casa, iniziavo a strimpellare e quindi ai miei venne il dubbio, magari facciamo fare lezioni alla seconda anziché alla prima. No, tutto questo secondo me comunque, no, a parte la battuta, un legame diciamo genetico con la figura di mio nonno materno, che non posso appunto non ricordare, che non avendo studiato musica, insomma per quello che è stato il suo tempo, conosceva tutte le opere liriche a memoria, decisamente, sapeva tutto, ma non solo la trama o i personaggi, proprio anche le caratteristiche musicali. E sono convinta che questo gene mi sia stato tramandato con rispetto per gli Che tu altri hai miei parenti, conosciuto? sì, con Ecco. cui insomma ho conosciuto fino all'età di 12 anni, quando Quindi il poi è tuo orecchio mancato. aveva dei suoni Sì, da e così ascoltare. automaticamente li ha la mia mamma, e sempre che insomma, non avendo studiato, io credo che sia questo un legame forte, perché mio nonno mi raccontava le storie, le trame dell'opera come fossero le favole, quindi mi teneva in braccio, invece di dire Cappuccetto Rosso, magari mi raccontava Bohème. Che è sempre una, no? Sono sempre storie un po' così Però. favolistiche, se vogliamo. E quindi lo sento forte questo legame. Anche lì immagino, se avessi avuto l'opportunità di poter studiare musica, veramente le occasioni, i luoghi dove uno vive, gli stimoli che si hanno sono anche fondamentali. Però l'essenza, l'anima delle persone o l'istinto in questo senso traspare, arriva comunque, la sensibilità comunque c'è e in qualche modo poi si manifesta, Senti Luisella, penso. quanto è difficoltoso, difficile, quanto è particolare però insomma, seguire un percorso di studi anche di ascolto musicale un po' diverso rispetto a tutti gli altri? Cioè, Sì. quante volte ti sei sentita no, un po' diversa da chi magari ascoltava, che ne so, le canzoni di Madonna piuttosto Sì, che magari ascoltavi anche tu, però cioè, quanto è poi difficile far capire la differenza tra un certo tipo di musica ed un'altra? Cioè, quante volte hai acceso e ti hanno detto no, no, vabbè, sentiamo qualcos'altro o No, viceversa? più che altro mi capita il contrario, e questo Ah, ecco, appunto lo meno male, ammetto, che io non meno conosco, ahimè, mai il repertorio, magari quello più diciamo commerciale, male. quello della canzone estiva, del tormentone o degli autori, dei nuovi cantanti, diciamo così, Sì. perché non li seguo, ma nella misura in cui non mi emozionano. Io ho dei miei riferimenti anche nella musica Pop, leggera, certo. indubbiamente il cantautorato, sicuramente Ivano Fossati in primis, di cui ho pressoché tutta la discografia, quindi per esempio non parlo dell'ultimo arrivato, come dico io, il maestro Ivano. Sono anche una grande sorcina, quindi questo lo dico perché Renato Renato Zero, Zero, quindi ho comunque delle figure che diciamo si avvicinano ai 70 anni, non volete, automaticamente non sono così nell'ascolto immediato, no, giovane, perché magari altri non mi hanno comunicato, non mi hanno emozionato, ma io dico non ci sia una musica che non c'è una musica di serie A o di serie B, c'è assolutamente. quella che può emozionare e che arriva, poi sta alla sensibilità. È ovvio che a me certe, magari certi luoghi comuni o certi, non so, certi accordi, così magari non, più di Sì. tanto non mi trasmettono, perché forse sono abituata o ho sempre una ricerca interiore anche dell'ascolto proprio mio a qualcosa di un po' più stimolante, magari anche più difficile di primo impatto, ma comunque più ricco, Mi dici la così. tua su quello che arriva alle nuove generazioni, se ne sta parlando, un po' se ne è parlato anche per altre questioni, cioè quello che sta arrivando musicalmente alle nuove generazioni, trapper per esempio, piuttosto che, cioè, Purtroppo, ora non ecco, vorrei no, non essere. sono, ripeto, preparata in questo senso, perché veramente sono delle figure che non conosco, che ignoro, forse anche sbagliando, perché essendo una persona che opera, diciamo, nel settore dovrebbe essere un po' più di ascolto aperto. Però ho seguito in questo esempio Un po' sì. la vicenda, diciamo che una cosa che mi lascia sempre molto perplessa, ma proprio sul tipo di comunicazione appunto che arriva. Ho letto ovviamente quella tramite Facebook dei linguaggi utilizzati da queste persone, che comunque si definiscono a loro modo artiste o no, così. E
insomma, quando pensiamo a quello che c'è stato prima, a quello che anche noi come direi come stato italiano, culturalmente, artisticamente, anche nelle altre arti, non solo nella musica, no? Nella pittura, nella scultura, quello che abbiamo del nostro bagaglio, vedere dei testi così, ma soprattutto vedere un seguito forte di giovani, di adolescenti, e ripeto, sarà che io la mia adolescenza l'ho vissuto in un altro modo, ma non è che io sono poi una marziana, perché sono una persona come tutte le altre. Questo penso faccia un problema di comunicazione, no? Perché un evento tipo Missa rimane lì, poi ti chiedevo, ma esistono dischi, esistono cose di questo genere? Ed è invece più semplice arrivare a dei contenuti anche attraverso i media, attraverso le radio, sì, attraverso questo tipo di... è un po' un discorso, fra virgolette, culturale, no? Se pensiamo per esempio alla figura di Fellini, sì, assolutamente, nel mondo del cinema, a come viene percepito in realtà. Oggi, o perlomeno dai giovani che magari non sanno neanche chi è, quando dici Fellini, scusa, non posso non pensare al film Prova d'orchestra, che è proprio il capolavoro, la destrutturazione proprio dei rapporti umani, dell'ossessione con lo strumento. E c'è un po' una missione, un mondo, no? Però per chi si occupa di musica, insomma, a un certo tipo di livello, piuttosto, non perché serie A o serie B, ma insomma, per fare il lavoro che fai tu, Non c'è bisogno solo di accendere una radio, c'è bisogno di essere assolutamente dentro. Sì, dentro proprio ogni singola nota. Beh, poi in questo caso specifico mi rendo conto che più riapro questa partitura di Missa, sì, più trovo cose, più trovo legami anche con il testo. Ricordiamo che sono anche dei testi nel libretto, poi curato dal musicologo Gioacchino Palma, che verrà anche lui appunto venerdì, quindi sono anche delle figure, degli ospiti avremo importanti, artisticamente importanti, e quindi c'è una scrittura densa anche di significato, ma con una struttura importante dietro, con uno studio, non note mai a casaccio messe lì. Questo dimostra che anche appunto Alfredo era un grandissimo studioso, conoscitore della musica nella sua, ripeto, comunque giovane età, e approfondiva ogni volta ogni situazione, ogni contesto musicale, quindi anche lui sicuramente non era una persona decisamente magari più superficiale, anche nel senso del trattare l'arte sonora, questo assolutamente lo posso dire. Può sembrare magari un concerto un po' di nicchia, un po' particolare, perché è una scrittura di musica contemporanea, quella che definisce ora musica assoluta, però è vero che anche c'è un linguaggio jazz, che anche quello è molto vicino a tantissime persone, sono tantissimi festival importanti, e quindi c'è una commissione di questa improvvisazione, quindi di libertà da parte degli esecutori, dei solisti, all'interno invece della struttura, diciamo, seppur più rigida, canonica, che è quella della composizione di una messa, quindi delle parti come il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, che hanno delle strutture ben definite. E allora la particolarità è anche in questo dialogo che si creerà tra coro, orchestra e solisti. Veramente, ripeto, un lavoro molto bello, anche che per chi non è un addetto al settore, insomma, poi l'impatto di avere 100 persone. E anche qui sarai tu a dover legare il tutto, insomma, sì, no? Perché in quel caso la figura del direttore d'orchestra, anche lì. Sì, e lì finalmente, come dico io, svesto le parti, diciamo, dell'organizzatore e metto l'abito da direttore. Spalle al pubblico, come sì, dice. Come dico sempre, che mi sento a mio agio, rispetto a tutti, però mi giro, dico grazie, ma il mio mondo è quello di fronte a me, il mondo sonoro, che poi arriva sul mio gesto. Quindi anche quella è una bellissima sinergia che si crea lì, che si costruisce nelle prove, ma veramente il brivido, l'emozione, l'adrenalina che c'è in quel preciso momento, cioè quando inizia proprio la musica, è una cosa indescrivibile, che ogni volta poi è una sensazione diversa. Quindi in realtà posso immaginare come sarà venerdì alle 21, ma non più di tanto, perché il bello sarà di scoprirlo lì.
Andiamo sul senso pratico, come si acquistano i biglietti, se ci sono biglietti, sì, o se siamo già sold out? Sì, ci sono ancora dei biglietti in vendita, ci sono tre canali di vendita. Il primo è quello della biglietteria online del sito del Primo Riccitelli di Teramo, l'altro è nella sede della società Primo Riccitelli e poi nel teatro comunale, ovviamente, con gli orari della biglietteria che ora a mente sinceramente non ricordo, sicuramente il pomeriggio saranno aperti e ovviamente se rimangono dei posti anche la sera stessa ci sarà questa opportunità. Abbiamo già un'alta percentuale. Comunque esistono informazioni online, no? Venduti. Sì, online c'è tutto e ripeto, tramite Riccitelli e Teatro Comunale c'è possibilità di acquisto, insomma. Il biglietto ha un prezzo unico di 15 euro, quindi sia in galleria che in platea. Non c'è mappatura posti, però voglio dire, il posto lo... medesimo, insomma, come dire, chi è prima arriva si può scegliere, non è il caso, insomma, è un pubblico comunque adulto, non è appunto il bambino, i ragazzini scatenati si aprono i cancelli, no, appunto come allo stadio, quindi comunque ci sarà modo di ascolto. Da allora, tutti emozione che ti arriva, i giorni sono sempre meno, e adesso mercoledì, giovedì e poi esatto, l'emozione è ormai ai massimi livelli, ma anche l'organizzazione, perché appunto sto incastrando, e di questo ti ringrazio, non l'ho fatto prima, per l'invito di questa mattina per tutta Super Gema, con te in particolare, e quindi incastro situazioni come interviste. Abbiamo un'altra conferenza stampa più tardi a Teramo, ne abbiamo fatte già altre tre, compresa quella della Riccitelli che c'è stata a ottobre, per cui poi il pomeriggio sono impegnata nelle prove con l'orchestra a Pescara. È tutto un grande incastro di questo motore acceso, direi di questa macchina che sta viaggiando già. Chiudo, insomma, dicendo, sì. Progetti per il futuro dopo Missa? Progetti per il futuro, ci sarà un altro intanto importante concerto dedicato sempre alla figura di Impulliti, esatto, che l'ho messo l'ultima della copertina, il 12 gennaio ad Atri, al Teatro Comunale di Atri, anche questo promosso esclusivamente dalla Fondazione Tercas, con ingresso libero, tutte composizioni di Alfredo Impulliti, alla presenza di altri tre solisti eccezionali: Mauro Manzoni al sax, Massimiliano Coclite, pianista anche lui teramano, e poi Pier Giorgio Cini, la voce recitante, che sono tutti artisti che avevano collaborato comunque con Alfredo, quindi il legame affettivo c'è e c'è la forte componente artistica, sempre orchestra del Conservatorio d'Annunzio di Pescara. Continua il tuo percorso con sì, e poi ho altri, insomma, progetti ovviamente miei personali per altri, insomma, con altri autori, però in questo caso concentriamoci su Alfredo, perché lo merita tutto. Assolutamente sì. Poi insomma ti rinviterò, perché avremo tempo e modo anche di parlare di questa cosa. Io ti ringrazio, sì, perché insomma, grazie, del direttore d'orchestra sia sempre un'idea piuttosto seriosa, no? Sì. Piuttosto che invece tu, tanto svegliandoti a questa ora, che insomma è il nostro primo talk di mattina, però ringrazio te davvero di aver accettato il mio invito. Grazie, grazie e lo diciamo sempre con ogni ospite, quando diciamo ma in mezz'ora quante cose dovremmo dire, poi in realtà siamo già oltre di tre minuti, come vedi. Ok, grazie a Luisa Lacchiarini, ricordiamolo questo appuntamento. Venerdì 21 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Teramo ci sarà Missa di Alfredo Impulliti con i solisti Paolo Fresu, Tino Tracanna, Achille Succi, Pier Favre, voce solista Anna Laura Alvear Calderon, orchestra e coro del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, il tutto sotto la mia direzione, grazie. Anche complimenti, anche per come usi il linguaggio nella nostra comunicazione, non è mai semplice. Allora, grazie a voi di averci seguito, grazie al direttore dell'orchestra Luisa Lacchiarini. Insomma, ci sono ancora biglietti, per cui andiamo, io ci sarò, insomma, te lo dico così. Va bene, grazie. Di Prima Mattina ritorna come sempre domani, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione alle 14 e alle 19 nelle due edizioni di J News. Grazie ancora e arrivederci alle prossime edizioni di Prima Mattina, vi ricordo, insomma, ve lo dico ancora, torna domani alle 7 in punto. Arrivederci.